Allora, ciao Paolo, hai attraversato durante tutta la tua carriera, diciamo, alcune decadi di musica, vivendo esperienze musicali molto diverse fra loro. Da tuoi esordi a oggi, qual è l'elemento relazionato alla musica che è cambiato maggiormente? La consapevolezza del fatto che la musica prima la suonavo in maniera un po' meccanica, mettendo dentro molta passione, perché quando si è giovani la passione è l'elemento che ti dà la spinta per, e il desiderio di fare dei cambiamenti, di partecipare, per quegli area ovviamente abbiamo cercato di trovare un modo per essere utili nel cambiamento sociale. Però poi alla fine abbiamo capito che non c'era niente da cambiare, cioè c'era tutto da cambiare ma non era possibile cambiarlo. E quindi l'elemento portante è il modo in cui si approccia la musica, ci si avvicina alla musica. Partendo dall'esperienza degli area, la musica è cominciata a diventare progettualità. Il progetto della musica è diventato collegato alla realtà. Quindi non più l'emozione di trovarsi nella cantina e farsi le solite storie mentali per suonando 24/24, ma utilizzare l'intelligenza e l'informazione per scovare nel sociale degli elementi che potevano essere di aiuto per far capire ai ragazzi che c'erano delle alternative, e quindi la progettualità diventava importante, perché so, Bader Meinhof, lobotomia, il tribunale tedesco aveva condannato questa terrorista a questa lobotomia. Che cos'è la lobotomia? Che cosa produce la lobotomia a livello fisico, a livello psicologico? Quindi l'analisi con Gianni Sassi e gli altri, che Gianni Sassi era l'elemento portante di questa ginnastica mentale, una volta compreso che cosa significava la lobotomia, vuol dire che ti bruciano il lobo centrale del cervello e quindi diventi un robot praticamente, e poi senti anche un discreto dolore, quindi dolore, mancanza di personalità. Ecco, questi sono i due elementi che bisognava noi ricercare nella creazione del pezzo, no? Quindi questo tipo di progettualità io l'ho portata avanti estremizzandola anche adesso, perché mi sembra importante. Chiaro che andando avanti c'è anche il discorso della musica che non ha progettualità, e quindi siamo a una fase molto più avanzata. Quindi c'è la musica che è improvvisata e c'è la musica spontanea, quindi si passa a due livelli diversi. La musica, la musica progettata e spontanea non ha riferimenti, è un momento di ascolto che è molto più difficile da realizzare, perché i musicisti normalmente non sono umili, no? Vogliono sempre prevaricare o prevaricarsi. Invece nella musica spontanea, oggettivamente, questo elemento è fondamentale, altrimenti si rischia di suonarci addosso e quindi non si riesce mai a venire fuori da un discorso. Nella musica invece improvvisata c'è anche lì uno straccio di punto di riferimento, quindi si lavora all'interno di quella dimensione. Quindi quello che posso dire è che in tutti questi anni il mio atteggiamento verso fare musica è cambiato in questo senso. Ovviamente ci sono stati dei cambiamenti di altro tipo, come quello della coscienza, che ovviamente ha influenzato la mia scelta, no? Quindi quello che suonerai stasera sarà completamente improvvisato? Sì, io sto facendo anche delle cose di musica classica che stranamente vanno sempre studiate, scritte, completamente improvvisate. E quindi sì, stasera suonerò solo cose che sentirò di suonare. Okay, senza nemmeno partire da una forma ben definita? No. No. E prossima domanda. La maggior parte della gente ti conosce per il tuo lavoro con gli area, come appunto ci hai certo detto, e questa esperienza aveva una connotazione sociale molto forte, abbastanza forte. Rivedi in qualche gruppo musicale odierno una tendenza simile, e credi che la musica sia ancora oggi un mezzo adatto a veicolare questi messaggi? La musica senza dubbio ha delle potenzialità enormi, solo che adesso è stata globalizzata e quindi i ragazzi che arrivano oggi si infilano in circuiti
senza fine, la finalità della musica diventa il successo, i soldi, la fama, e quindi no, non conosco nessuno. Perfetto. Naturalmente è una domanda forse di rito, però hai lavorato con Demetrios Stratos, che è, diciamo, considerata una delle personalità più importanti di una certa avanguardia, di una certa sperimentazione vocale, musicale in Italia. Hai qualche aneddoto, qualcosa da raccontare? Demetrio era un uomo prima di tutto, no? E quindi io l'ho conosciuto come quello. E ho condiviso con lui momenti di piacere e momenti di dolore. E l'aspetto musicale, quando io mi avvicino a qualcuno, diventa un po' secondario, no? Anche a quel livello, anche se non avevo ancora conosciuto la coscienza di Krishna, però in effetti l'interesse che ho verso gli altri è proprio cercare di capirli, cercare di trovare dei punti di incontro. Quindi Demetrio aveva una grande determinazione, un grande desiderio di esplorare se stesso, e in questa fuga verso l'ordinario lui si è trovato in luoghi anche pericolosi. Io ho tutte le mie teorie su quello che è successo a Demetrio, però non voglio stare qui adesso a raccontarle. Perché il suono è potente, poi dopo un po' di tempo, di qualche anno che ho fatto degli studi un po' più approfonditi sul suono, grazie al fatto di andare in India a conoscere delle persone che hanno una conoscenza superiore per quella che è la natura del suono, ho capito che il suono è capace di creare, ma è anche capace di distruggere. Quindi poi un discorso interessante che ho fatto anche con altri musicisti, e comunque lavorare con Demetrio è stato bellissimo. Io oggi, questa è una serata dedicata a un amico, e quindi lui fa parte di quegli amici, quei pochi amici. E aneddoti, ce ne sono tanti, no? Che una volta, per esempio, lui era convinto che noi potessimo lavorare senza nessun problema, perché insomma, in qualche modo, anche se nel movimento prendere il denaro era sempre difficile, perché se sempre prendevi dei soldi ti davano del fascista, perché sei compagni, la musica libera, eccetera. E una volta a Mantova siamo stati proprio assaliti da un gruppo di autonomi, che lui si è messo di fronte al palco con le aste in mano e era pronto a difendere il palco, no? Quindi aveva anche questo atteggiamento protettivo, se vuoi. Poi ovviamente c'è tutta una serie di altre cose. Io l'ho sempre spinto nel cercare di uscire dalla protezione degli area, che era per lui era come il nido di un piccolo volatile, no? Si sentiva protetto. E finché lui non ha trovato e ha riconosciuto se stesso come l'artista che poi è diventato, era un po' un cucciolo che rimaneva dentro la tana. Finalmente, quando io sono uscito dal gruppo nel 78, 77-78, lui, dopo aver fatto questo disco Gli dei se ne vanno, gli arrabbiati rimangono, è uscito anche lui. Quindi con lui abbiamo avuto delle conversazioni interessanti su questo, e da lì è cominciata tutta la nostra collaborazione con John Cage e tutta la banda dei diforisti che abbiamo incontrato durante questo periodo della nostra vita professionale. E torno un attimo sul discorso di prima. All'interno del panorama musicale italiano odierno, di qualsiasi tipo, non c'è qualcuno? Io non conosco nessuno, cioè io sono fuori dal giro. Capisci? Abbiamo avuto dei contatti con Elio Le Storie Tese, sì, ad esempio, che in qualche modo hanno mostrato di gradire il nostro passato, e sono anche venuti, ci hanno anche fatto dei favori, nel senso, hanno inserito un pezzo come gli Aria nel loro disco e noi ci siamo andati nel loro studio. Però oggettivamente nella realtà dei nuovi gruppi io non saprei cosa dirti, perché non sono completamente digiuno da quello che è il panorama odierno. Mi dispiace. E passando allo spettacolo che farai questa sera, vedo che qua hai un bellissimo setup. Se ti spieghi a livello tecnico, anche tecnologico, tecnico, quello che sì, farai. Io ho cominciato quando uscivamo con gli Aria, ovviamente avevo dei baracconi incredibili, a partire dagli HPS prima, questi sintetizzatori che avevo preso in Inghilterra, poi nell'ultima parte
con tutta una storia molto romantica con Cage. Avevo questi Cherapin che erano fatti, dei sintetizzatori fatti da Serge, molto famosi, e poi amplificatori. Adesso la tecnologia mi permette di andare in giro con un Mac all'interno del quale ci sono tutti i suoni, cioè una valanga di suoni che tu puoi esattamente controllare, gli iPad, io ho tre iPad che mi servono per controllare il computer, la mia tricantavina e una tastiera quando voglia. In questo caso stasera ho portato anche il Santur perché è uno strumento affascinante e volevo offrire questa cosa anche al mio amico. E si suona percutendo? Si suona percutendo, ricordi lì, guarda, sì. Suona così. Molto bello, molto dolce, molto... sì, quindi... La tua chitarra è stata proprio... Dunque, la mia tricanta, che non è una chitarra, questa è una tricantavina, e cioè a tricanta significa tre voci, ha tre manici, come vedi, sì. la tiro fuori così la vedi, e ha delle caratteristiche diverse da manico a manico. Qui c'è l'arpa, qui c'è lo juari, questo gioco di risonanze classico della musica indiana. Qui c'è la parte centrale che invece ha questo suono della vina, che è uno strumento molto antico indiano, quindi ha questa strisciata. Naturalmente qui ci sono degli elementi elettronici perché non potevo lasciarla normale, e quindi con questo pick up esafonico io entro dentro un convertitore il quale va di nuovo al computer e lì triggero quello che mi pare. Okay. Prima del computer ci sono io. E il computer è solo uno strumento. Lo strumento è stato costruito da te? Lo strumento è stato visualizzato e concepito da me, e poi dopo tante peripezie e tante prove in India e in America sono riuscito finalmente a realizzarlo con dei ragazzi che sono venuti a trovarmi una volta in questo tempio dove abitavo a Chignolo d'Isola, su vicino a Bergamo. Erano dei liutai, abitavano a Cremona, e quindi appena ho sentito che erano liutai e abitavano a Cremona, molto bravi, tra l'altro venivano, erano allievi di un grande maestro, maestro Bissolotti, e allora gli ho chiesto se loro con grande entusiasmo in quasi 4 mesi mi hanno costruito lo strumento. Ok, e l'ultima domanda, c'è un motivo particolare per cui sei qui a Città di Castello oggi, qualcosa che ti sì, lega? Sì, qui c'ho uno dei pochi amici della mia vita, e quindi voglio onorare il suo lavoro perché è un ottimo, ottimo, ottimo artista. E quindi in questo momento di vuoto totale, no, di sentimenti e di relazioni, trovare qualcuno con la quale hai qualcosa da scambiare in maniera gentile e sincera non è male. Tra l'altro ci sarà anche un'altra persona che si chiama Saveria Savidia Shukantala, lei è una ragazza che viene da Città di Castello, suona la tampura, e con lei credo che metteremo, in qualche modo possiamo organizzare delle cose molto, c'è cioè una voce molto dolce. E siccome io adesso, nell'ultima fase della mia vita, sto seguendo un principio che il maestro spirituale ha sempre enunciato nei suoi discorsi, cioè a parte i libri della conoscenza che formano la base della tua, dove tu costruisci te stesso, e la purezza, che è importante averla perché ti dà la forza, c'è anche il motto che dice che l'utilità è il principio. Questa utilità, l'idea di essere utile in questo momento mi sta molto a cuore, quindi forse dovrei dire che forse nel passato sono stato un po' egoista, vorrei pensare più agli altri che a me stesso, quindi voglio essere disponibile. E con lei possiamo fare delle cose che vanno un po' al di là della musica, perché io sono anche stanco un po' della musica di per sé. Mi piace scrivere, ho scritto tante cose e sto affrontando un nuovo viaggio che passa per il teatro. Quindi ho fatto dei provini molto interessanti, visti da
professionisti del settore, mi hanno detto che ho la stoffa per essere un attore, e allora se volete io vi posso dare un disco, che è un CD dove ci sono dei piccoli esempi, se le volete mettere, questa è una televisione, cos'è, una radio? Una rivista. Una rivista, vabbè, allora è inutile, una rivista. Quindi io sto affrontando, e anche con lei che mi aiuta con dei dialoghi che sono fatti insieme, vado a percorrere una strada che è completamente diversa e che necessariamente ridurrà ancora di più tutta la struttura, perché allora a quel punto potrò veramente lavorare solo e soltanto con gli iPad.